Salve, sono Gianfranco della ditta ID Automazione di Brescia. Noi ci occupiamo di integrazione di sistemi, domotica e building automation. Trattiamo appunto Control 4. Abbiamo avuto modo di vedere le novità di quest'anno di Control 4 già all'ISE, però il problema è che all'ISE non c'è molta possibilità di poter confrontarci poi con i rappresentanti di Control 4. Questa è un'occasione che ci permette di interfacciarsi direttamente con queste persone, approfondire un attimino l'argomento. E questo secondo me è una delle principali motivazioni. Seconda motivazione, la possibilità anche di vedere i nostri colleghi e poterci confrontare direttamente con loro, perché purtroppo per gli impegni che abbiamo di lavoro quotidianamente è un po' difficile poi interfacciarsi, quindi diciamo che è un'occasione valida per sentire un po' come procedono gli altri, le novità che adottano, le soluzioni nuove che adottano e così via, sostanzialmente questo. Quindi in base a queste due motivazioni, che erano quelle che l'hanno spinta a prendere la macchina e venire qui eccetera, questa prima parte della giornata è stata, ha risposto alle sue aspettative? Sì, senz'altro, parecchio, a dimostrazione che li abbiamo qua intorno e abbiamo modo comunque di interloquiare e sentire un po' ognuno di noi come procede, come vanno le cose, darci dei suggerimenti reciproci, sostanzialmente questo. Come va il mercato della domotica? Insomma, domotica, ora non semplifichiamo, della building e automation. Allora, a parte che a me il termine domotica non piace, perché comunque è un termine, diciamo, ormai usato per identificare tanti comparti. A me piace più il termine di integrazione, controllo e supervisione, e questo si sposa perfettamente con quello che è la politica di Control 4. Come tipo di mercato reputo che sia un mercato in forte espansione, manca però diciamo la consapevolezza da parte del potenziale cliente di quelle che possono essere le soluzioni offerte da questi sistemi. Quindi noi ci impegniamo dal nostro punto di vista, detta in maniera brutale, ad indottrinarli su quello che possono essere delle soluzioni, cercando di avvicinarli a quello che possono essere delle soluzioni che gli permettono di avere una migliore qualità della vita, un miglior comfort, una miglior sicurezza, sostanzialmente questo.